carcere perché ha fatto anni di servizio senza mai una vacanza, mi ricordo che mi raccontava senza Natale, senza Pasqua, e ha proprio passato questi anni completamente a disposizione dei carcerati, quindi ci raccontare. Beh, buonasera a tutti, ben ritrovati. Sono veramente un sacco di ritrovati da questa parte, perché non era il caso, anche perché gli ho detto Emanuele, guarda che ci sono tante altre persone migliori di me, ci abbiamo anche con fratelli nostri che sono cappellani di un carcere da 20 anni, e quindi forse avrebbero molto di più da raccontare che quello che posso dire io. Il film io non l'avevo visto, e quando Emanuele mi ha chiesto di intervenire qua, ho detto va bene, insomma, la prima cosa che dirò è attenzione, perché il film parla della realtà del carcere in un modo, poi invece è tutta un'altra cosa. Mentre invece poi ho visto che il film è stato proprio girato direttamente all'interno del carcere di Rebibbia, che è uno dei carceri, diciamo, migliori italiani come struttura e come organizzazione. A differenza forse delle altre carceri italiane, un po' più pesantina di questa di Rebibbia. Facevo caso alle immagini, per esempio, delle celle. Forse le immagini danno anche una sensazione di essere celle abbastanza grandi, mentre invece in realtà sono abbastanza piccole. Poi qui il film è registrato nell'alta sicurezza, dove bene o male i detenuti hanno già ricevuto il giudizio e di conseguenza sono in camere singole. Spesso invece in una camera, come avete in una stanza, in una cella, come avete visto nel film, si trovano anche 4 detenuti insieme, ci sono 2 letti a castello, uno sopra e uno sotto, insomma. Vabbè, al di là di quello. Volevo iniziare dicendo che i detenuti sono dei grandi attori, sono dei veri attori. Sono dei veri attori perché devono manifestare tutti quanti la loro innocenza. E di conseguenza quando tu vai in carcere tutti sono innocenti, e dici ma no, ma santa, però sono io il cappellano che invece non sono innocente, che ho la coscienza sporca sulle tue cose, no? È un modo, penso, un modo per far sì di creare una situazione in cui loro, i detenuti, sono sempre vittime. Vittime del sistema, vittime della società, vittime di qua, vittime di là. Anche noi, che non siamo detenuti, per fortuna, spero che nessuno di voi abbia vissuto l'esperienza della detenzione, tendenzialmente siamo persone che siamo vittime. Vittime del sistema, vittime della famiglia, vittime della società, vittime di qua e vittime di là. Però io penso che a livello personale quello che fa scattare, diciamo, aprire la porta della cella che c'è in ciascuno di noi è quello di dire sì, è vero, siamo vittime di un sistema, però siamo anche capaci di intendere, di volere, di ragionare con la nostra testa, e quindi avere anche la capacità di assumersi ciascuno di noi le proprie responsabilità. Questo sarebbe un grande desiderio per ciascun detenuto, ma come è impostata adesso la struttura della detenzione, io parlo per quanto riguarda l'Italia, non è possibile. Non è possibile perché i detenuti spesso non fanno niente di tutto il giorno, la maggior parte. Noi gli si dà la possibilità di esprimere e di tirar fuori il meglio che c'è in loro.
Io ho avuto in 3 anni di servizio presso il carcere, penso che avrò avuto più di 5.000 colloqui con i detenuti. Per presente che era un carcere dove stavo io a Como, era un carcere per 350 detenuti e ce n'erano 570. Quindi già lì si parlava di sovraffollamento, già 10 anni fa quando io facevo il servizio presso il carcere. E la cosiddetta equipe educativa del carcere, dove erano, diciamo, quelle figure dell'educatore, dello psicologo, dello psichiatra, del cappellano, erano delle figure che potevano sostenere il detenuto. Però pensate, 570 detenuti, si avevano 2 psicologi con un contratto di 18 ore settimanali. Immaginate di voi cosa si poteva fare. Così idem per gli educatori, così idem per lo psichiatra, eccetera. Dove in quelle 18 ore settimanali io penso che almeno 3 ore bisognava spendere solo per varcare i vari cancelli e le varie porte prima di arrivare all'ufficio dove potevamo fare i colloqui con i detenuti. La figura del cappellano è una figura in cui, grazie a Dio, può andare dappertutto. Quindi io avevo la possibilità di entrare e andare direttamente anche nelle celle dei detenuti per fare i colloqui e così via. Quindi i tempi potevano magari allungarsi. Avete presente che c'erano 18 ore settimanali, però io dal lunedì alla domenica entravo alle 9 di mattina, cioè io sapevo quando entravo, ma non sapevo mai quando riuscivo a uscire. Meno male verso le 5 del pomeriggio, perché poi quando si è dentro il tempo passa come non so che cosa. Ebbene, quindi un'altra cosa, è un'altra curiosità che però fa riflettere, è tenete presente che un detenuto al giorno allo Stato italiano costa 150 euro circa al giorno un detenuto. Di questi 150 euro, per quanto riguarda la formazione, diciamo, del detenuto, vengono spesi 11 centesimi al giorno. Cioè la maggior parte dei soldi vengono spesi nelle strutture, nel mantenere le strutture. Muri, personale, di polizia, polizia penitenziaria, tutto quanto. Io mi ricordo che 3 anni che sono stato lì, in 2 anni hanno cambiato 2 volte le scrivanie di tutti gli uffici, circa 10.000 euro per le scrivanie. Ogni 2 anni venivano cambiate le scrivanie, quando invece si potevano investire i soldi proprio per cercare di seguire il detenuto. Quindi la difficoltà era quella di cercare di incontrare il detenuto, aiutare il detenuto a far sì che prendesse coscienza della sua realtà, della sua situazione e poi cercare di avviare un certo cammino. I veri convertiti, io ne ho raccontati 5 che ho seguito io in questi 3 anni, cioè che volevano veramente cambiare vita. Perché il problema poi non è il carcere, ma è il dopo carcere. Il problema più grosso è il dopo carcere. Quando escono, cosa fanno? Se non hanno un lavoro, se non hanno già un'attività, se non hanno una famiglia dietro le spalle che li riaccoglie e li aiuta a rientrare nella società. Quindi questa è un'altra difficoltà grossa. Io in 3 anni che sono stato lì sono riuscito a costruire una casa di accoglienza per questi ex detenuti con tanti sacrifici, penso grazie anche
a Sant'Antonio di Padova, che è stato grande, che ha dato la possibilità di creare una struttura almeno per 16 detenuti che uscivano, perché non avevano più punti di riferimento. Vuol dire che questo è un po' una, diciamo, una cartina attorno al sole poi di quella realtà che noi ci troviamo ad affrontare poi per quanto riguarda la società.